chiamiamo qui sul palco a Palermo il futuro premier dell'Italia Giusta, Pierluigi Bersani! Grazie a tutti voi, siete tantissimi, mi fa molto piacere, siamo allo sprint finale e voglio dirvi le parole essenziali di questo sprint finale. Sì, o vinciamo noi o vincono loro, ma vinciamo noi. O vinciamo noi, Partito Democratico, Italia Bene Comune. O vince Berlusconi, vince la Lega, ma vinceremo noi e diremo le nostre parole, che sono solidarietà, equità, lavoro, onestà, regole. E diremo chiaro a questo Paese che nessuno si salva da solo. E che se vuoi star bene anche gli altri devono star bene, e che l'Italia è una sola, dal 26 l'Italia è una sola, e che noi guarderemo l'Italia con gli occhi di chi è più in difficoltà. Vediamo oggi girare nelle case, pensate, 9 milioni di lettere di Berlusconi, che sembrano lettere dell'Agenzia delle Entrate, che ti restituisce l'IMU e poi ti restituisce anche l'IRAP e poi ti restituisce anche l'IRPEF, ma restituissero bene 4 miliardi abbonati agli evasori condonati nel 2002, 4 miliardi e mezzo delle quote latte, 4 miliardi per l'Italia, soldi buttati via per vincere le elezioni, che non restituissero quelle. La grande criminalità che si è vista è un problema nazionale, non è solo un problema del mezzogiorno, perché se adesso uno si chiede ma come mai si va a votare anticipato in Lombardia? È perché le ronde padane non sono riuscite a fermare l'andrangheta, le famose ronde padane, e si sono trovati l'andrangheta vicino alla giunta regionale. Quando si parla di diritti, il primo fra tutti è il diritto al lavoro. Ora io, la cosa che più mi ha colpito in questa campagna elettorale è stata poco sui giornali. L'ho detto anche a Milano, Giuseppe di Trapani, lavoratore, sindacalista, disoccupato, che si è ucciso con in mano la Costituzione, con un foglietto vicino all'articolo 1 della Costituzione, a dirci una cosa, a darci una coltellata, a dirci che il lavoro non è solo mantenere la famiglia. Il lavoro è la tua dignità, è la tua possibilità di relazione col mondo. Ricordiamoci questa cosa e senza promettere miracoli, cominciamo a dire che questo è il punto su cui dovranno essere giudicate tutte le politiche. Tutte le politiche devono avere un obiettivo, un baricentro, il lavoro. È un dramma dappertutto, è un dramma enorme nel mezzogiorno, un dramma enorme.